Ciao Dana, grazie per la tua disponibilità a questa chiacchierata. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Dana dalla Repubblica Ceca e fondatrice di un'associazione no profit che ci direi tu come si chiama perché me l'hai detto prima, ma io non riesco a ridirlo. Sono Dana Feminova, sono a Praga in questo momento dove sono nata, dove abito, però da più di 20 anni sto facendo i progetti in Africa, concretamente in Kenya, per quello siamo qui. Abbiamo fondato, diciamo che ho fondato un'associazione che si chiama Centrum Narovinu, che si occupa soprattutto di migliorare le condizioni della vita della gente in Kenya. E il motivo per cui oggi ci stiamo facendo questa chiacchierata è che tu ci possa raccontare che cosa sta accadendo in Africa, avendo tu un contatto quotidiano con i volontari, le persone che sono nell'associazione. Diciamo siamo in una situazione abbastanza surreale e surrealista qui, però molto poca gente si rende conto che effetti di questa tensione, di questa guerra che viviamo come in Europa, in realtà ha risultati e effetti molto globali, effetti più gravi e più forti li vivono proprio persone nel terzo mondo. Io parlo del Kenya perché là abbiamo portato avanti queste attività e abbiamo costruito, diciamo, un centro comunitario, tutto un areal dove sta l'orfanotrofio per più o meno 100 bambini e dove sta anche la scuola materna, la scuola elementare, la scuola superiore, media e ospedale. E in totale diciamo che da 20 anni portiamo avanti questo centro che lo chiamiamo Centro Isola della Speranza e che lavoriamo con molta gente. E lì si osserva questi effetti della guerra, che cosa stanno producendo nella popolazione, diciamo, già povera per molti altri problemi, ovviamente. In ultimi mesi è praticamente duplicato o triplicato il prezzo di cibo in Kenya. E questo è l'effetto della guerra perché Kenya è dipendente molto dall'importazione di molti prodotti di cibo, perché ovviamente le tecnologie, i governi non hanno investito, quindi non stanno coltivando tutto il terreno possibile perché non è che manca il terreno fertile. Ci sono prezzi triplicati, per esempio anche oli, Sì. diciamo prodotti che sono importati e scarseggiano nella produzione keniana o africana da vicino, influisce tantissimo il prezzo che è raddoppiato del petrolio, quindi come dire tutti i trasporti, tutta la cosa perché è lontano o da Cina o dall'Europa o ovviamente i prodotti che arrivavano da Ucraina, dalla Russia. Scarseggiano oppure anche hanno molto elevato il costo di trasporto affinché arrivino nel posto. Alla fine i prezzi di alcuni cibi basici sono triplicati. In più, ovviamente, ci sono altri elementi che influiscono in questo momento, che c'è un anno molto secco, per cui non c'è un buon raccolto. C'era la pandemia che ha devastato tantissimi campi di tante cose dell'economia locale, per cui, come dire, le scuole erano chiuse un anno intero senza la possibilità di didattica a distanza, che nessuno c'ha possibilità di internet e di connessione per fare quello che si è fatto in Europa. Per cui ci sono molti elementi che sono intorno, però la guerra e questo rialzo dei prezzi che tanto ci lamentiamo noi qui in Europa, a questa gente portano alla situazione di fame. In questo momento mangiano una volta al giorno se va bene e mangiano solo i prodotti più locali, più economici che si può, che è mais, fagioli, però già sono una cosa cara. Nel nostro orfanotrofio, dove cuciniamo per 500 ogni giorno, dovevamo ridurre i fagioli perché non abbiamo più soldi per comprarli. Loro non possono. In tutte le scuole in Kenya si cucina solo mais e fagioli. Perché è la cosa più economica, quindi pranzo a scuola vuol dire questo. Anche le scuole, diciamo, statali che hanno soldi del governo stanno
ora spingendo al governo che se non danno soldi extra, smetteranno di dare cibo a scuola per tutti i bambini, perché non riescono a farlo con i budget che sono ufficiali. Noi che stiamo a scuola privata, diciamo, o sociale, diciamo, per aiutare la gente del non profit, del settore non profit, non abbiamo nessun aiuto del governo e le famiglie non hanno nessun aiuto, non esiste un aiuto. Sono milioni di persone in questa situazione, non sono come poche percentuali, no? Altro elemento è che ovviamente dopo la pandemia la disoccupazione in questi paesi è salita a 47%. In Kenya è la disoccupazione di 47%, una cosa che non riusciamo neanche a immaginarsi. Ogni situazione come è questa guerra e come manda in totale povertà e in totale fame tantissima gente. Problemi climatici purtroppo colpiscono anche già in queste zone questa gente che sta già, insomma, disastrata, colpisce anche di più. Stanno peggiorando elementi che non ho mai visto in Africa. Per esempio, aumento dei suicidi tra gente giovane. Miei studenti, quando faccio seminari con i miei studenti della scuola superiore, che sono ragazzi da 16 a 20 anni, praticamente parlano di che quando non sanno più pensano al suicidio. Sono discussioni che affrontiamo a scuola che prima non esisteva proprio nell'area in Kenya. Io non ho mai sentito qualcuno che penserebbe a quello. Però stanno succedendo molti suicidi. È altro elemento che anche non è molto discusso qui. Moltissime bambine, dopo il Covid e anche per questa situazione economica che sta ora nelle famiglie, molte bambine rimangono incinte a 12-13 anni. C'è una incredibile violenza che sta scoppiando, diciamo, nelle famiglie. Che non hanno le soluzioni per avere le cose basiche, però anche che comincia a essere come una prostituzione, delle bambine, delle ragazze giovani, perché le famiglie stanno facendo fame. Questo è per dimostrare la violenza economica che stanno vivendo le persone nella loro vita quotidiana, da piccoli bambini. La violenza economica e questa situazione che il raddoppio del cibo, che la disperazione che c'è in questi paesi già dal suo, ogni peggioramento sta già oltrepassando il limite di sopravvivenza e le famiglie Cosa sono disperate. vorresti dire a un europeo che non ha questo contatto e quindi a volte è più lontano, si dimentica un po' di quello che Quello accade in Africa? che conviene rendersi conto quanto questo mondo intero è uno e tutto quello che facciamo influisce e tutto quello che succede in quelle parti remote è parte di noi, è dentro di noi, ci colpisce a noi prima o poi, noi solo ora non ce ne rendiamo conto. Per cui, come dire, questa sensazione che a me sembra surreale, che come umanità non ci rendiamo conto che siamo i cosmonauti in una nave spaziale e che dovremmo comportarsi rispetto a questo e affrontare i temi dell'umanità e non dividersi per i paesi e fare queste lotte assurde, che io vivo come assurde e surrealiste, tra i paesi, tra le culture. Dovremmo collaborare, dovremmo proprio andare in un'altra direzione e anche educare i nostri figli per un mondo diverso. Per cui, ovviamente, io faccio appello affinché ogni persona che sente questo tiene questi bambini bellissimi dell'Africa nella mente, in ogni decisione che fa, in un supermercato, dipende che cosa compri, come ti comporti e ovviamente se possiamo fare qualcosa per chiudere queste guerre assurde e le armi che per me non dovrebbero più esistere, non si dovrebbe sprecare nessun denaro per le guerre e per le armi, perché ancora non abbiamo bambini che siamo capaci di dargli da mangiare e da bere e dargli una sensazione di sicurezza e di amore. Ce ne sono milioni di questi bambini in questa terra e a me mi sembra veramente triste.